effettivamente la raccolta si è incrementata a tal punto che io credo che tutti quanti sarebbero confluiti nella storia della musica, e quindi la raccolta è diventata, come dire, una fama, ha acquisito una fama di per sé stessa, riverberando poi prestigio sia sul collezionista sia sui personaggi, in qualche caso immortalati, perché molti hanno mandato spontaneamente questi ritratti. Ecco, per cercare, diciamo, di inquadrare un po' storicamente la raccolta dei ritratti che padre Martini andò costruendo, con non minore impegno della sua ovviamente meravigliosa biblioteca, si è fatto ricorso, l'abbiamo sentito oggi nella relazione del collega Natale, nelle prefazioni di Mazza, eccetera, si fa ricorso appunto a questi modelli, quello delle collezioni appunto come quella di Giovio, quella degli uomini illustri, che anche questa poi confluisce gli elogia, credo che la seconda edizione contenga le immagini di questi uomini illustri, è l'idea, quella appunto, un'idea ispirata anche al pensiero classico, per esempio Barrone, l'efficacia delle immagini nell'eternare la memoria dei grandi. Ecco, quindi i ritratti entrarono negli studiosi, nelle biblioteche, si pensa alla raccolta ambrosiana, quella di Federico Borromeo, nella biblioteca, fu collocata già all'epoca, o occorrendo le raccolte biografiche a partire da Vasari. Tuttavia, per quello che riguarda la raccolta, chiamiamola quadreria martiniana, come si chiamava un tempo per brevità, io ho un'idea, insomma, la mia idea è che è più conveniente metterla in relazione, più che con gli uomini illustri, con queste gallerie qua, con quelle raccolte speciali dei ritratti degli appartenenti a un gruppo. Un gruppo che può essere appartenente a una famiglia, oppure i membri di un'istituzione religiosa, pensiamo ai canonici, pensiamo ai vescovi di una diocesi, ci sono insomma una serie di casi che gli storici dell'arte conoscono molto meglio di me, oppure appartenenza a istituzioni secolari, accademie, corporazioni. Ecco, pensate all'Accademia di San Luca di Roma, adesso io lo conosco perché a Roma è l'Accademia di San Luca, chiedeva a tutti i suoi aderenti un autoritratto, e poi nel 600 fece fare i ritratti dei costituiti a partire da Cimabue in avanti per avere la galleria di tutti i pittori, però come segno appunto di appartenenza a un gruppo, una categoria, una corporazione, no? Ecco, in casi come questi la lunga serie di ritratti accumulati nell'ampio arco cronologico definiva quindi l'appartenenza a un particolare gruppo, e al tempo stesso ne denotava l'antichità e il prestigio. Per quanto riguarda invece collezioni vere e proprie di ritratti di musicisti, se ne trova traccia nei ridotti, cioè nelle sale di alcuni musicofili illustri come il veronese Mario Bevilacqua, che nel 1587 teneva nella sala da musica i ritratti di diversi compositori di musica, oppure del ferrarese insieme agli strumenti antichi e moderni, tanto da fiato quanto da corde, e a tutta la musica antica e moderna, così da camera come da chiesa, una serie di ritratti di musicisti comprendenti i maggiori compositori e teorici del Cinquecento, che noi più o meno ricostruiamo perché poi il figlio vendette in blocco all'Arcivio del Tirolo, sono in via d'Ambras, e appunto si va da Villart, Palestrina, Zarlino, Risalaino, Lussaschi, Cavalieri, ecco, Marenzio, ad esempio, di Frescobaldi, ecco, questo è il ritratto di Girolamo Frescobaldi, che era quindi i ritratti
insieme agli strumenti e alla musica, sottolineava Piccinini nel 1923, antica e moderna, davano, diciamo, ai frequentatori così, del ridotto di Goretti uno scorcio storico su circa un secolo, poco più, di musica, il 500 e il 600, che poi era la musica che contava agli occhi, diciamo, dei musicofili, perché quella prima, insomma, era l'arte gotica, insomma, molto interessante. Ecco, a parte questo caso di Goretti, nel corso del 600 i pochi ritratti di musicisti che si conoscono figurano generalmente tra i loro stessi beni, vediamo gli inventari, o quelli dei loro colleghi o dei loro protettori o estimatori. Faccio un esempio che ho studiato, Francesco Soriano, oltre al proprio ritratto, possedeva anche quello di Giovanni Maria Nanino, e questo ritratto qua che vedete, che lasciò in eredità con gli altri suoi beni al capitolo della Basilica Vaticana, era maestro di San Pietro, e tuttora lo conserva, si può vedere, questo è nel museo del tesoro di San Pietro, cioè negli uffici del museo, esattamente, nel corridoio tengo. Stefano Landi, ad esempio, possedeva un ritratto di Palestrina, e Antimo Liberati possedeva un ritratto di Palestrina. Ecco, Soriano non è certo che sia stato, per esempio, allievo di Nanino, come pure Landi e Liberati non lo sono stati per evidenti ragioni anagrafiche, però possedevano questi ritratti, cioè viene da pensare che, a parte la casualità, le contingenze possono sempre capitare, ma il possesso di questi ritratti potesse rappresentare, e per Soriano, per Landi e Liberati, il segno visibile e ostensibile dell'appartenenza a una scuola, quella romana, nella quale Nanino e Palestrina erano venerati quasi come santi fondatori, e come tali i due sarebbero stati canonizzati proprio da Liberati in un'opera teorica data alle stampe nel 1684. Questo è il ritratto di Palestrina che, posseduto da Antimo Liberati, da lui passato al suo collega Francesco Verdone, e da questo, come vedete, c'è la motivazione, cioè nei diari del Cappello Papale, che ovviamente era molto grata di ricevere questo ritratto, che la Cappella Pontificia ha conservato fino a oggi. Lo conservava nell'archivio, mi ero chiesto dove fosse, dentro degli articoli, grazie a un articolo di Rossiro l'ho preso, nell'ultima collocazione di questo quadro era nello studio di Monsignor Bartolucci, che è stato maestro perpetuo, ma va bene, uno si dà una spiegazione, insomma, ecco, esatto, l'ispirazione diretta del maestro perpetuo Bertolucci, poi fatto cardinale, morto recentemente, che lo conservava nel suo studio. Per chi non è di Roma, che non è pratico queste cose, la Cappella Pontificia come sede operativa non è in Vaticano, ma nel convento dei Teatini a Santa Maria della Valle, lungo via Monte della Farina. Lì c'è una bella sala prove, si riuniscono, c'è la scuola, tutto quanto, così sapete dove sta, ecco, se non è stato poi spostato. Queste sono le ultime notizie, ma esiste ancora questo ritratto, come vedete, è stato passato da un cantore all'altro fino al 1692 alla Cappella. Ma dicevo che questo appunto è passato, dicevo, come una reliquia, effettivamente ho parlato di santi fondatori della scuola romana, la metafora dei santi e delle reliquie non è irriverente e neppure troppo fantasiosa. Del resto, mettere in discussione Palestrina, lo diceva Liberati nel suo trattato, sarebbe stato come ponere os in cielo, cioè un sacrilegio per discutere l'autorità. Però la questione non è solo legata a una idealizzata scuola romana, potremmo dire quasi una pretesa, insomma, di ricostruzione di scuola romana. Chiti non sarebbe stato molto d'accordo, per esempio, con queste idee. Cioè, questi fanno parlare i morti, scrivono una lettera a Palestrina, a Martini. Ecco, la questione non è solo romana, dicevo, che a Venezia Giovanni Battista Marinoni, detto Giove, che per decenni aveva prestato servizio come basso nella cappella di San Marco, in un codicillo al suo testamento menzionava quattro ritratti che possedeva nel portico della sua casa, cioè il portico nel linguaggio architettonico veneziano, la sala da ricevimento, insomma, dove si entra. E naturalmente disponeva con questo
questo codicillo al testamento, quindi ai quattro, scusate, i quattro ritratti erano quelli di Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Alessandro Grandi e il suo proprio. Li lasciava alla chiesa di Santa Fosca, dove lui era prete, perché fossero collocati sulla cantoria dell'organo il giorno della festa patronale e in altre solennità dell'anno, quando si svolgevano importanti esecuzioni musicali. Mettevano i quattro quadri, ecco, con i santi della scuola veneziana. Viene da pensare quindi che Marinoni, con l'esposizione curiosa quanto insolita che ne sappia, di questi ritratti nella cornice di una cerimonia sacra, come fossero quelli beati, santi, venerabili, volesse consacrare appunto il prestigio della cappella di San Marco, quindi anche il suo prestigio, in cui era stato a lungo cantore, la cappella che era simbolo del buon governo della Serenissima Repubblica e quintessenza della scuola veneziana, incarnata nei nomi di Gabrieli e Monteverdi, grandi ci ha lavorato per una figura. Alla consacrazione della cappella marciana, Marinoni infatti aveva dato un suo contributo non del tutto disinteressato, come sappiamo, curando la pubblicazione dei fiori poetici, questi che vedete, raccolti in occasione di una cerimonia commemorativa di Monteverdi da lui stesso organizzata. Nel solenne panegirico del defunto compositore pronunciato in quell'occasione, il pievano Matteo Carbellotto volle apertamente incensare, si dice, l'aristocratico governo della Serenissima per aver concesso a Monteverdi il miglior luogo possibile, dice, il più celebrato coro d'Italia, per aggiungere alla vera e totale perfezione della disciplina musicale. E c'è una celebrazione in cui non era nuovo Marinoni in queste operazioni e appunto lui possedeva un ritratto di Monteverdi. Suppongo che potrebbe essere stata anche una copia del famosissimo, bellissimo ritratto di Bernardo Strozzi, perché poi vedete l'ha riutilizzata nel frontespizio di questi fiori poetici, adesso l'ho messo alla rovescia per farlo vedere. Ecco, questo è il caso di Monteverdi. Significati, passiamo ad un altro caso, Firenze. Significati decisamente più laici e meno solenni, assumeva invece la serie di ritratti posseduta dal violinista fiorentino Antonio Veracini, lo zio di Francesco Maria Veracini. Ecco, questa serie comprendeva i ritratti di Corelli, Pasquini, Cappellini, Colista, Francesco Maria Veracini e altri non identificabili come musicisti, ma forse erano dei pittori, maestri o colleghi Benedetto Veracini, fratello di Antonio, che era pittore, cioè per esempio un ritratto dell'Empoli, che era un pittore probabilmente, e altri che non ho. Quindi, al di là delle contingenze che potrebbero aver contribuito alla formazione della piccola ma omogenea raccolta di ritratti in possesso del violinista fiorentino, essa assume un senso proprio per il luogo in cui era conservata, vale a dire la rinomata scuola di musica, cioè un ambiente della casa, erano una serie di ambienti riservati alla scuola violinistica dei Veracini, appunto, e che era stata istituita da Francesco, padre di Antonio. Anche in questo caso la maggior parte dei ritratti vuole probabilmente rimarcare l'ideale appartenenza del Veracini a una scuola, direi una scuola romano-fiorentina, di affermati violinisti della precedente generazione, quali il romano Lelio Colista, il fiorentino Pietro Paolo Cappellini, entrambi avevano lavorato alla corte di Flavio Chigi, Cappellini poi si era spostato con Leopoldo dei Medici, e poi naturalmente Arcangelo Corelli, oltre a Francesco Maria Veracini, ma suppongo che potrebbe essere invece Francesco, per quello vecchio, non il giovane, perché aveva 20 anni, mi sembra un po' difficile. Comunque c'è un Francesco Maria Veracini. Quindi, oltre ai ritratti dei violinisti, c'era poi quello di Bernardo Pasquini, musicista attivo a Roma ma di origine toscana e in strette relazioni con l'ambiente accademico fiorentino e la corte medice. Un quadro che è passato anche un poc'anzi di Gabbiani, si vedono tutti i musicisti della corte fiorentina, forse pochi sanno che il brano che è sul leggio è un'aria di Pasquini. Quindi, personaggio ben noto a Firenze, non meno che a Roma, naturalmente. Ecco, e passiamo a un punto che secondo me può essere considerato un punto di svolta,
un punto in cui all'inizio del Settecento i ritratti di musicisti da identificativi di una scuola, dell'appartenenza a una scuola, si trasformano in documenti di storia, storia poi della musica. Ecco, nel 1711 il cantore pontificio Andrea Adami pubblica le osservazioni per ben regolare il coro dei cantori pontifici, corredando medaglioni biografici con 11 ritratti. Ci sono 11 ritratti accanto alla, perché non tutti i musicisti chiaramente hanno il ritratto, si va da Morales al contemporaneo Matteo Simonelli. La mia impressione è che lui abbia messo i ritratti autentici, quelli che reputava autentici appunto, e non di fantasia. Qualche caso dopo anche ritrovato i modelli. Il trattatello di Adami è una sorta di excursus storico-giuridico sulla cappella papale con la descrizione del suo ordinamento liturgico-musicale, e questo trattato si iscrive perfettamente e precocemente nella trattatistica storico-erudita che caratterizzò gli studi sul cerimoniale romano nel XVIII secolo e nel successivo, cioè proprio a partire dal momento in cui il cerimoniale romano ha perso quel valore politico che aveva rivestito nei secoli precedenti. Nella sua opera Adami si propone quindi di costruire l'identità storica della cappella, conferendo alla sua prassi e al suo peculiare repertorio, che all'epoca cominciava a apparire un po' invecchiato, insomma un repertorio un po' d'altre epoche, lui vuole conferire a questa musica un valore universalistico, quale insuperabile modello del vero stile ecclesiastico. E quindi sull'autorità della cappella e della sua musica, quella di Palestrina naturalmente su tutte, si sarebbero dovute dirimere anche controversie in materia di contrappunto, così come in un passato non lontano la Chiesa romana aveva avuto l'autorità di risolvere le controversie politiche fra gli stati dell'Europa cattolica, base anche al cerimoniale. I medaglioni biografici e i ritratti dei cantori pontifici, ecco qua, vedete alcuni, sono selezionati alcuni, fino a ecco, Liberati Simonelli, e quindi i medaglioni biografici e i ritratti dei cantori contribuiscono dunque a proiettare nella storia la cappella papale, secolare custode di uno stilus anticus, da intendere in senso storico e non estetico, perché ne denota l'antichità, l'universalità e la continuità nei secoli, elementi necessari ad assicurare la fedeltà a un vero stile ecclesiastico, immutabile nei principi e nei fondamenti. Ecco, come vedete, qui c'è un disegno del Settecento dove praticamente c'è l'illustrazione di quello che Adami e anche Liberati sostengono appunto sulla fondazione della scuola romana, fatta da la triade che sono Palestrina e i due Nanino, e in altro c'è Gaudio Mell. Qui ci sono i passaggi, questo è il passaggio di Adami, Gaudio Mell, che poi non è stato ben identificato, sì, perché certamente non è il calvinista Gudi Mell, e quindi non si sa bene chi è questo Gaudio Mell, a cui sarebbe stato il professore, l'insegnante di Palestrina e Nanino. Poi si dice che appunto è stato Nanino, e con l'aiuto del fratello, a portare avanti un po' più la scuola nel senso pratico e meno di Palestrina. Ecco, questo è il passaggio di Liberati su Gaudio Mell Flandro. Lo vedete sintetizzato molto bene da un'iconografia, un disegno del Settecento, idealizzato, ma idealizzato sulla scorta di questa costruzione storica. E quindi non sorprende a questo punto che Giuseppe Ottavio Pitoni, maestro della Cappella Giulia, compositore, ma soprattutto viene ricordato come storico della teoria musicale, della composizione e del contrappunto, possedesse i ritratti di alcuni musicisti del Cinquecento e del Seicento, tra cui Josquin, Zarlino, Palestrina, Bernardino Nanino e Virgilio Mazzocchi. Dalla corrispondenza fra Martini e Chidi sappiamo infatti che Vincenzo Pitoni, fratello ed erede del musicista, aveva fatto dono di questi ritratti a Tommaso Bernardo Gaffi, l'allievo prediletto di Pasquini. Ecco, mi sembra scontato cogliere il legame fra i ritratti
e gli studi sulle opere dei principali compositori del Rinascimento che Pitoni portava avanti per approntare il suo opus magnum, la guida armonica. Non è marginale il fatto che nel 1747, 3 anni dopo la morte di Gaffi, Martini si rivolgesse a Chidi per avere copia dei ritratti o tentare di acquistarli a un prezzo ragionevole, ma le trattative, sapete come si dice poi anche nella prefazione di Mazza, non è però successo. Però in una lettera a Martini Chidi ci rivela l'esistenza di un'altra raccolta di ritratti, una sala di virtuosi ricercati, che il suo amico e concittadino Francesco Bernardi, il celebre senesino, interprete italiano, appunto, conservava nel suo palazzo a Siena. Chidi infatti dubitava dell'identità dei personaggi effigiati in possesso degli eredi di Gaffi e pensò dunque di chiedere al senesino di confrontarli con quelli della sua collezione, e quindi viene da pensare che avesse proprio questi, lo scherzo, palestrina, eccetera. Quindi viene da pensare che Senesino, anglofilo all'eccesso, possedesse ritratti di compositori antichi e moderni in ossequio a quel precoce interesse per la musica antica che si manifestò in Inghilterra a partire dagli anni 30-40 del Settecento in un più ampio quadro di interesse per la storia delle arti. E questi sono interessi per le storie delle arti non dissimili da quelli che dovevano muovere Martini fin dagli albori dei suoi studi sulla storia della musica. In una lettera a Chidi del 14 dicembre 1746, il francescano dichiarava lucidamente: tutte le professioni e arti nobili hanno la loro storia, la sola povera musica va spogliata e priva di così bello ornamento. Per Martini dunque raccogliere opere di musicisti insieme con le loro notizie biografiche, i loro ritratti, non aveva finalità di pura erudizione. Scrivere una storia della musica significava per lui conferire alla musica una dignità pari a quella delle altre arti, per elevarla al di sopra della sola pratica. E il francescano lo dichiara apertamente in una lettera che scrisse a Johann Friedrich Agricola nel 1761. Desidero, oltre a dar notizia degli uomini eccellenti nella musica, farne incidere anche i ritratti, e specialmente della di lei stimatissima persona, del signor Quanzi, affinché la musica non resti così sepolta come i nostri giorni fuori dalla semplice pratica. E i ritratti dei più antichi e moderni, Martini dice scienziati di musica, questa parola è scelta non a caso, in una lettera, appunto, per costume da lungo tempo stabilito, scimentale, forse anche prima, avrebbero avuto la loro parte nell'impresa. E non è un caso che alla nobiltà della musica, comprovata da una storia ultramillenaria, Martini volle richiamarsi nella dedica del primo tomo della storia della musica a Maria Barbara, regina di Spagna. Che poi il libro tratti di storia della musica, ciò mi rende più animoso a presentarlo alla maestà vostra, perché nobile deve dirsi l'arte musica. Grazie. Paolo De Lorenzi, storico dell'arte,
mi trattengo, giovane come l'acqua, in un contesto generalmente più attempato, si è specializzato sulla pittura del 6 e del 7, in particolare nell'ambito veneziano, ha studiato a Ca' Foscari e lavora per i musei civici veneziani, per la Fondazione Cini, e ha pubblicato una monografia sulla Galleria di Minerva, il ritratto di rappresentanza nella Venezia del Settecento. Necessariamente ha incrociato degli esempi di iconografia musicale che adesso ci illustrerà come note discordi di iconografia musicale veneziana. Prego. Io voglio ringraziare questa opportunità che mi è stata data di parlare oggi. Naturalmente sono storico dell'arte, quindi non storico della musica, quindi eventuali errori spero possano essermi perdonati. Senza pervertirmi. Io preferisco. Inizio subito dicendo che il mio intervento si ricollega naturalmente al catalogo e poi ci saranno anche dei punti di contatto con Martini. È un intervento che è incentrato sulla situazione veneziana settecentesca. L'ho intitolato Note discordi perché appunto il quadro che ne emerge ha molte luci, molte ombre e come si vedrà rispetto di quanto si può credere manca molto, tanto deve essere stato fatto ma tanto ancora da trovare probabilmente sul mercato antiquario, collezioni private o in musei. Certo si è che, dico subito, nei musei veneziani ritratti di musicisti di cantanti non ce ne sono relativamente al XVIII secolo, tranne uno che poi vi mostrerò, di Rosalba Carriera, un pastello che ritrae Faustina Gordoni. Venezia nel Settecento è come una grande cassa armonica, un immenso clavicembalo percorso su tutte le sue corde da un perpetuum mobile infinitamente variato. Attraverso il suo corpo sensibile si snoda e serpeggia una specie di canal grande sonoro e canoro. Così scriveva nel 1953 il poeta Diego Valeri, cogliendo appieno l'anima della città. Dal secolo precedente vi si faceva musica nei teatri, sempre affollatissimi, nei quattro ospedali maggiori, dove le fanciulle orfane, educate a spese dello Stato in attesa di un matrimonio onorevole, tenevano concerti. Nella cappella ducale, naturalmente, la Basilica di San Marco e nelle chiese, e infine nelle case private, che accoglievano esibizioni di professionisti o semplici dilettanti. Partendo da simili premesse, non può che stupire il fatto che chiunque voglia intraprendere uno studio sulla ritrattistica musicale veneziana del Settecento sia destinato a trovarsi dinanzi a un panorama, come dicevo, piuttosto desolato. Per avvedersene del resto, vi faccio il catalogo, basta considerare gli sforzi di padre Martini per reperire in laguna le effigi con cui intendeva arricchire la sua raccolta. Tempo e fatica per una ricerca coronata da successo solo grazie all'aiuto di solerti corrispondenti locali, come il patrizio Giovanni Corner, che nel 1776 riuscì a procurargli i ritratti, che vedete qui, di Francesco Antonio Calegari, francescano, come padre Martini, e di Giuseppe Giacomo Saratelli, il primo maestro di cappella al Santo di Padova, l'altro della Basilica di San Marco. Scomparsi ormai da tempo, l'uno nel 42 e l'altro nel 62. Sono due ritratti modesti, si vede chiaramente, poi fra l'altro una volta giunti a Bologna sono stati anche ingranditi, realizzati da un copista del quale le lettere tacciano purtroppo il nome. Un copista però che è molto vicino, soprattutto dal ritratto di Saratelli, ai modi di Alessandro Lombi. Da Venezia, direttamente dal personaggio Ferdinando Giuseppe Bertoni, padre Martini ottenne poi nel 1774 il ritratto. Ritratto che lo mostra con un violino e uno spartito, eseguito,
descrizione su base stilistica d'Angelo Crescimbeni, forse durante un breve soggiorno lagunare, e Crescimbeni era appunto uno dei pittori più apprezzati da Martini. Ma cosa rimane allora della produzione ritrattistica veneziana in pittura legata alla musica? Cosa, documentato dalle fonti, è andato perso? Il quadro, che si può ricostruire incompleto, di molte personalità di primo piano non possediamo un'immagine. Per Baldassare Galuppi, il Buranello, maestro di Cappella San Marco del 1762 all'85, predecessore in questo ruolo di Bertoni, per esempio, abbiamo solo questa piccola effigie in miniatura, che certo è cosa modesta e per la quale difficilmente si potrà mai giungere ad un'attribuzione. Non va escluso, vista la data in cui Galuppi è entrato in carica, nel 1762, che in grande possa averlo immortalato il ritrattista che all'epoca godeva di maggior fama, ovvero Alessandro Longhi. Riguardo all'attività di questo pittore esistono più notizie utili. Il senatore Pietro Gradenigo, nei suoi notatori, ricorda ad esempio due effigi di musicisti di sua mano. Il 24 maggio 1757 in piazza San Marco si vide esposto il vero ritratto di Gioacchino Cocchi, insigne d'attuale maestro di coro delle figliole del Pio Ospitale degli Incurabili. Qualche anno più tardi, il 16 agosto 1771, per la festa di San Rocco, occasione per una tradizionale mostra d'arte, Longhi presenta poi il ritratto del reverendo Don Bonaventura Furlanetto, detto Musin, maestro del Pio Ospitale della Pietà. Questo sacerdote, prosegue Gradenigo, si fece delineare dal celebre pittore come sedente ad un tavolino, in atto di comporre in musica, e vicino un libro aperto dove si leggono alcuni versi latini. Purtroppo entrambe queste opere sono andate perse. Di Longhi però rimane questo famoso ritratto di compositore, oggi all'Art Institute di Chicago, un quadro in passato dato anche a Jacopo Migoni e quanto soggetto identificato erroneamente con Domenico Cimarosa, un'identificazione fantasiosa, perché anche qui c'è un ritratto di Cimarosa, ma è totalmente diverso. Della storia di questo quadro, apparso negli anni 70 dell'Ottocento nella collezione Liechtenstein, non si sa nulla. Il personaggio vi appare fiero, nobilmente vestito, con un libro di musica fra le mani. Le pagine oggi sono bianche, ci sono le foto prima del restauro e qualche nota si vede, anche se ho chiesto agli studiosi di musica, non si riesce a interpretare il testo. Ha un libro di musica e un calamaio. In primo piano c'è un bel brano di natura morta dove si affastellano strumenti diversi, un violino, una viola, una tromba, un flauto. L'unica proposta di riconoscimento alternativa a Cimarosa finora avanzata, che io sappia, si deve ad Hans Lenneberg, risale ai primi anni 60. A giudizio dello studioso, l'effigiato potrebbe essere il famoso compositore partenopeo Antonio Sacchini, a Venezia tra il 1768 e il 1773, in qualità di direttore del coro dell'ospedale dei derelitti. Nel 1770, dopo aver assistito a un suo concerto, Barney poteva encomiare il signor Sacchini e scriveva: egli è salito nella mia considerazione e penso che a Venezia nessuno gli sia superiore, a parte il signor Galuppi, sarebbe certo accolto con clamorosi applausi nei primi teatri d'Europa. L'identificazione si basa sul confronto con questa stampa. Esistono anche altri ritratti di Sacchini, non molto somiglianti, tutti con caratteristiche fisionomiche diverse, ma forse potrebbe davvero essere lui il personaggio ritratto da Longhi, la cui fama del resto è confermata dalle parole di Barney. Gli unici altri ritratti legati al mondo musicale compiuti a Venezia in pittura, per quanto è noto, sono questi due che vi mostro, di Bartolomeo Nazzari, oggi entrambi a Londra. Da compositori e strumentisti però si passa a cantanti d'opera. Da un lato abbiamo Farinelli, qui in abiti elegantissimi, vediamo che a fianco ha un cane, in questo caso un levriero, mentre si appoggia a un pianoforte.
L'opera fu pagata all'artista nel 1734 30 zecchini da Thomas Osborne, quarto duca di Leeds, e mi pare che abbia una notevole importanza perché è forse la prima effigie pittorica del cantante, che è precedente alle molte di Amigoni, che però risalgono tutte a un momento successivo, il 1734, quando il cantante e il pittore si incontrano a Londra. Sempre di Nazari abbiamo poi la soprano Faustina Bordoni, in un quadro commissionato nel 1737 dal maresciallo Schulenburg, rinomato collezionista d'arte. Fra l'altro, colgo l'occasione per digressione, sempre agli anni 30 risale anche il ritratto di Giovanna Gasparini, che ho visto esposto in museo nella sala dove si trova Farinelli. È interessante perché nel catalogo non si dice, per evitare la bibliografia, ma ha avuto una tresca con un patrizio veneziano, Giacomo Correr, questa Gasparini, sono intervenuti gli inquisitori di Stato, le fughe, reclusioni, guardie, monasteri, nato anche un figlio. Questo appunto è interessante perché questo Giacomo Correr poi dopo si sposerà, quindi un'altra nobile, e da lui nascerà Teodoro, il fondatore dei Musei Civici Veneziani. Al Museo Correr però c'è anche un ritratto del figlio nato da Giacomo Correr e dalla Gasparini, Paolo Correr, e lo dico per eventuali interessati, nell'archivio privato Correr esiste anche una nutrita corrispondenza fra la Gasparini e il figlio. Da Berlino ci sono anche poi delle lettere del fratellastro di Arcello Fabrini, e si parla abbastanza spesso di musica, quindi per eventuali ricerche potrebbe essere una pista. Nel ritratto di Faustina Bordoni vediamo ormai la quarantenne cantante, donna Faustina che suona la chitarra, si trova nei documenti, ed è un ritratto sincero, ma pur sempre di rappresentanza, che la mostra in un'età già piuttosto avanzata, quando ormai era da tempo, nel 1730, moglie del compositore Asse. A proposito di Nazari, vede ricordare anche il suo legame diretto con il mondo musicale. Sappiamo infatti che a metà Settecento, nella sua casa, si teneva un'accademia filarmonica di buon intendimento e nobile concorso in ogni mercoledì della stagione estiva. Una riunione di virtuosi alla quale partecipava anche uno dei suoi figli, Antonio, allievo di Tartini e poi violino concertista nella Cappella Ducale, ricordato da Barney nel 1770 per il suono naturale, dolce e pieno con cui riusciva a esprimersi. Del tutto diverse da queste effigie di Nazari sono poi quelle a pastello di Rosalba Carriera. Idealizzata è quella giovanile, Dresda, che è degli anni 20, ed è un'esaltazione della bellezza di una donna acclamatissima per le sue doti canore, non a caso calata qui nelle vesti di una musa. Della fine degli anni 30, quindi coeva il quadro di Nazari all'incirca, è invece la seconda immagine rosalbiana che mostra un semplice primo piano con un'immediatezza che attraverso la cordialità del volto rende il ritratto vivissimo. Qui non abbiamo nessun attributo, esiste una replica Dresda di questo ritratto, però di qualità più scadente, dove la cantante ha un serto di alloro sul capo proprio a indicare la sua fama e la sua gloria. Alla fine, comunque, per la prima metà del Settecento, la più straordinaria documentazione iconografica musicale a Venezia non si è in pittura, ma in disegno. Mi riferisco alle caricature di Anton Maria Zanetti il Vecchio, che costituiscono una sorta di corrispettivo lacunare del mondo novo romano di Pier Leone Ghezzi. La dimensione del teatro è il primo tema della raccolta, che in tutto conta 350 caricature. Pierre Clément, scrittore ginevrino che aveva personalmente incontrato Zanetti, ricordava come questi si fosse preso la briga di schizzare una serie di ritratti burlescamente caricaturati nelle fisionomie, nelle figure e nel loro porsi sulla scena, di tutti gli attori e le attrici di qualche reputazione che si sono esibiti nei cinque teatri di Venezia da quando lui ci va, ovvero negli ultimi 45 anni.
Molto famosa è questa caricatura di Bernacchi, che è dedicata al trillo del cantante, il trillo infinito, che fra l'altro è anche corredata da una nota apposta a fine Settecento dal marchese bolognese Francesco Albergati Capacelli. Ma tra le moltissime caricature di cantanti posso mostrarvi quella della giovanissima Faustina Bordoni, molto diversa dai ritratti pittorici, logicamente. Qui sì, c'è una caricatura, ma neanche troppo forzata, forse l'unica così, sottolineatura sono tutti questi nei posticci applicati sul volto. Una giovanissima Faustina che qui è 19enne al suo esordio nel 1716 al Teatro di San Giovanni Grisostomo nella parte di una principessa scozzese nell'Ariodante di Carlo Francesco Pollarolo. Accanto ho poi messo la prima delle tre caricature zanettiane che riprendono Zanelli nella parte di un principe di Numidia nel Catone in Utica, un'opera sul libretto di Metastasio, in scena nell'inverno del 1728-29 nello stesso teatro di San Giovanni Grisostomo. Qui dove vediamo questa figura esilissima, slanciata, con un abito grande, una testa molto piccola. E questo ha un senso, appunto, questa sproporzione, perché si tratta dell'immagine ironica di un uomo che meravigliava il pubblico e che confidava Zanetti a Capurri proprio all'inizio del 29, cantando esige un applauso tale che non glielo posso descrivere. Quindi un corpo grande proprio perché era pieno di sé. Vorrei poi soffermarmi sugli episodi di collezionismo. Per la Venezia settecentesca, quanto si sa sull'argomento, nell'ambito specifico del ritratto, è molto poco. Di raccolte pittoriche, di ritratti di musicisti, se ve ne sono state, non rimane né traccia né memoria alcuna. Qualcosa in più si sa sulle raccolte grafiche. Collezionava ritratti, ma genericamente Pietro Cradenigo. Li collezionava anche il mercante libraio, bibliofilo e collezionista Medeo Svaier. E in entrambi i casi lo sappiamo perché c'è un rapporto epistolare col bolognese Ubaldo Zanetti, le cui raccolte, mi pare abbastanza per intero, si trovano ancora a Venezia, da Bologna, scusate. Soltanto dalle lettere indirizzate a padre Martini veniamo anche a sapere dell'interesse per i ritratti di musicisti, copie in disegno, da parte del già citato Giovanni Corner, del ramo di San Polo, lui stesso musicista. Che questa è una notizia appunto che emerge dall'epistolario con Martini, perché a Venezia assolutamente non si trova in nessun luogo, e anche dall'archivio della famiglia, che è stato frammentario, non risultano collezioni di ritratti, oppure ci sono inventari di fine Settecento. Giungiamo così però al caso più interessante che vorrei illustrare, che riguarda Gian Pietro Antonio Corner, l'abate del monastero camaldolese di San Michele in Isola presso Murano, morto a 65 anni nel 1804. Non molto dopo, nel 1811, le sue raccolte sarebbero passate da San Michele all'Accademia di Belle Arti, dove tuttora si conservano. Qui lo vediamo accanto a un tavolo con dei ritratti, e sullo scaffale alle sue spalle ci sono appunto i volumi della sua pinacoteca, questo è il titolo. Era una raccolta di 89 volumi, di cui però l'Accademia ne possiede oggi 86, un altro si trova in Marciana e i restanti sono stati persi. Fra l'altro, anche il nome Pinacoteca ha un'origine alla lontana bolognese, si lega sempre a Ubaldo Zanetti, perché su un periodico veneziano la raccolta di opuscoli filologici e letterari che era stampata da un padre camaldolese, Angelo Carogerà, nel 1754 era uscito un Elogium ad Ubaldum Zanettum Bononensem, che ne magnificava l'ingente Pinacoteca Virorum Illustrium Ere Expressarum Imaginum. Logicamente Pinacoteca qui non va intesa come raccolta di quadri, ma in senso estensivo come raccolta di tavole figurate. E
Sappiamo che fu il padre dell'abate, il celebre senatore Flaminio Cornera, storico della Chiesa veneziana, a spingerlo a raccogliere stampe di ritratti, come viene fatto da altri in Italia e che possono rimirarsi come altrettante medaglie di uomini illustri. Questo è l'aspetto esteriore dei volumi, che risale a un riordinamento attuato verso il 1793, quando l'abate Fidentino Pietro Zani visitò il monastero di San Michele in Isola e vide solo una parte dei ritratti, vi parla di una copiosa raccolta di oltre 50.000 effigi, perché, scrive, erano in corso, erano dal legatore in pratica, si stavano riassemblando i volumi. Singolare e intrigante per i possibili rapporti instaurati, se non direttamente con padre Martini, perlomeno con i referenti di cui lo stesso Francescano si serviva, è la presenza in un volume dedicato ai patrizi veneziani di un ritratto di Benedetto Marcello. Padre Martini aveva faticato a reperire l'immagine del compositore, ma alla fine ci era riuscito nel 1772 grazie a Giovanni Antonio Bianchi, che a sua volta aveva scomodato il conte Giambattista Tassis. Il nobile, diceva Bianchi nella lettera indirizzata a Martini, si è adoperato con tutto l'impegno facendone ricerca alla sua casa di Marcello, quale di si fatto uomo non ha ritratto in pittura, ma solo un disegno col lapis, da cui l'ha fatto estrarre dalla celebre mano del signor Nazari, qui non è più Bartolomeo, che è morto nel 1759, ma il figlio Nazario Nazari. Ha fatto estrarre appunto questo ritratto, questo che lei spedisco e tu non l'ha ritenuto per sé. Ora, da un lato qui vediamo il ritratto della raccolta di padre Martini, dall'altro quello ottenuto dall'abate Cornera a Venezia. Balza subito all'occhio che la copia dell'autentico di Nazario Nazari, ottenuta da Martini, è identica a quella veneziana, che però ha una fattura palesemente meno curata. Da chi Corner può averlo ottenuto? È poco probabile, sinceramente, che sia stato padre Martini a inviarglielo, anche se nel 1778 il francescano venne visitato da due monaci camaldolesi di San Michele in Isola, Parisio Bernardi e Anselmo Costadoni, e quest'ultimo, Costadoni, era fra l'altro suo corrispondente epistolare già da molti anni, dal 1753. Ma allora, da chi si è rivolto l'abate Cornere? Le possibilità sono tre: i patrizi Marcello, il conte Tassis oppure Giovanni Antonio Bianchi. Personalmente credo che si sia rivolto proprio a quest'ultimo, Bianchi, dal momento che in un altro volume della raccolta si scopre il suo ritratto, visibilmente simile a quello di Marcello. È un ritratto che celebra Bianchi come membro dell'Accademia Filarmonica Felsinea, cui si era stato aggregato al principio del 1972, e che eloquentemente lo associa alle opere di Marcello, i libri che vediamo chiusi sotto l'ovale, la parafrasi sopra i salmi, e di padre Martini, la storia della musica. L'effigie di Bianchi si trova in uno degli 8 volumi dedicati agli artisti, 7 per gli uomini, 1 per le donne, che contengono oggi all'incirca 1000 stampe. Dalle pagine vuote dei segni lasciati dalla colla si capisce che molto è purtroppo stato sottratto nell'Ottocento, si può calcolare un buon 30% di quello che in origine conteneva. Il numero dei ritratti legati al mondo musicale pertanto è oggi limitato e se ne contano solo 68. Di questi 15 sono i ritratti di compositori del XVI e XVIII secolo. Si va da Giuseppe Zarlino, disegno ricavato da una medaglia, dico brutto proprio per sottolineare anche come l'abate Cornera raccogliesse i ritratti un po' come Martini senza badare alla qualità, veramente in questi volumi si trova di tutto, stampe ma anche disegni molti probabilmente fatti da lui stesso, di una qualità scadentissima e quindi privi di valore artistico. Oltre a Giuseppe Zarlino, appunto Pierluigi da Palestrina, abbiamo Orlando Di Lasso, Claudio Monteverdi, fin poi ad Arcangelo Corelli e Giovanni Paisiello. Alcuni, più o meno rari, di questi ritratti in incisione, fissano i volti di personaggi le cui vite si sono intrecciate per amicizia o discepolato. Abbiamo qui ad esempio un'immagine di Tartini, una
tedesca, di quella di Calcinotto del 1761, da cui deriva anche il quadro che è esposto in museo, e accanto a lui abbiamo quella di ritratto di Matteo Bissoli, un virtuoso nel suono dell'oboe, suo collega il santo del 1736 alla morte, immortalato dal pittore incisore Giuseppe Tirabosco con lo strumento nella mano. Incisioni poco diffuse, abbastanza rare, sono anche queste due del 1789-90 che si legano ai personaggi precedenti. Da un lato abbiamo Domenico Scolari, che è un allievo di Bissoli, attivo a Bologna, Venezia e Trieste, in un ritratto che lo mostra con dei fogli di musica su cui compaiono i nomi del maestro Bissoli, appunto, di Tartini. Dall'altro lato abbiamo invece il ritratto di Giuseppe Scaramella, Scaramelli, violinista di fama, che sono a Venezia e Trieste, in un'incisione con fogli di musica di Haydn, di Tartini e poi, sotto il violino, un concerto di Antonio Nazzari, il figlio dell'editore Bartolomeo. Sono invece 53 i ritratti di cantanti presenti oggi nella Pinacoteca Cornelliana. L'interesse a Venezia verso i cantanti e le loro immagini fu precoce. Dalla sua nascita nella prima metà del Seicento, il dramma in musica ottenne in Laguna un successo straordinario e incrementò la schiera dei melomani, col risultato di favorire la produzione di ritratti di interpreti canori, a tutto discapito, va detto, di quello dei musicisti, perché i ritratti di musicisti, sia pittorici che comunque incisi, sono veramente pochi. Anche per Vivaldi, si diceva prima, non c'è a Venezia un ritratto, e l'incisione che esiste non è veneziana ed è davvero infima. E così, entro la metà del Seicento, già abbiamo dei ritratti di virtuose del canto, per esempio Luisa Palombera, elogiata come cantatrice insigne, e della soprano Anna Renzi, tanto stimata da ottenere addirittura volumi, raccolte poetiche in suo onore e anche compensi altissimi. Per una sola stagione, ad esempio, aveva richiesto 750 ducati, che era una cifra veramente straordinaria. Chi pagava già 50 ducati all'anno di affitto a Venezia era di condizione abbastanza giacca, quindi questo fa capire la proporzione. La Pinacoteca Cornelliana documenta un po' tutti i decenni del XVII e XVIII secolo, ma logicamente assume maggior valore per il periodo finale del Settecento, quando la passione per il teatro musicale si era ormai talmente ingigantita da determinare perfino la nascita nel 1796 di un periodico in tema, il Giornale dei Teatri di Venezia. Relativamente a queste epoche mostro ad esempio due delle quattro pagine che raccolgono i ritratti, per un totale di 14, del soprano Luigi Marchesi. Solo alcune di queste incisioni sono veneziane, altre sono fiorentine, milanesi, torinesi, per esempio il sonetto incollato nella seconda pagina. Vi sono poi anche delle pagine con ritratti di un'altra famosissima cantante dell'epoca, la mezzosoprano portoghese Luigia Todi, che a Venezia, questa è la didascalia della prima stampa in basso a sinistra, venne ribattezzata l'Euterpe del secolo XVIII. In questo, dunque, la raccolta dell'Abate Corner tradisce bene lo spirito del suo tempo. Se prendiamo un foglio informativo di quegli anni, la Gazzetta Urbana Veneta, un bisettimanale di notizie appunto cittadine, troviamo di continuo riferimenti ai ritratti di questi due cantanti. Per concludere, vi leggo solo una di queste notizie, che è utile anche per interpretare l'iconografia e le finalità delle immagini. La notizia che riguarda il ritratto che vedete in grande a destra, del 9 febbraio 1791. Annuncio agli amatori del bello musicale. La malattia della signora Luigia Todi ha in tal modo occupato le anime sensibili di questa città che il suo nome risuonava sulle labbra di tutti in ragione o della speranza che avevano di una sua guarigione o del timore che concepivano per la lunghezza del male,
perché ovviamente essendo malata la cantante il teatro rimaneva chiuso. Questo finalmente il male ha dovuto cedere e ridonarci il piacere di udirla presto. Un bello spirito ha creduto di anticiparle le congratulazioni offrendo al pubblico il suo ritratto lavorato alla silhouette. È in figura tutta intera di grandezza di un quarto di foglio imperiale, rappresenta esso la Didone con lo stesso vestimento che si vedeva nel passato autunno in teatro. Tiene in mano una carta di musica con le note, con le parole del celebre suo rondò «Non ha ragione ingrato». Nulla manca perché esprima il valore della immortale attrice. Darà segno di sua stima verso di lei chiunque vorrà possederlo, perché questo poi alla fine è un annuncio commerciale, trovandosi vendibile per soldi 15 del signor Francesco Orlandini al Capitello in Merceria San Salvador, mercante di stampe, e al negozio Zatta a San Barnaba. Questi avvisi sono frequentissimi e riguardano davvero qualunque tipo di stampe, anche vendita di dipinti, ma molti, come ho già detto, riguardano appunto questi teatri, questi cantanti che erano i divi dell'epoca. Ormai con queste testimonianze siamo appunto giunti alle soglie della modernità. L'uso che si fa delle immagini e della richiesta crescente che di esse giunge dal pubblico danno bene l'idea di come stesse evolvendo la considerazione dei virtuosi del canto. È l'epoca ormai, come ho detto, dei divi, e questo ritratto di un cantante, sempre veneziano, del 1790, ve lo dimostra. Divi la cui eredità è conforme, logicamente più appariscenti anche per i diversi mezzi di diffusione che abbiamo oggi, è viva tuttora. Grazie a Paolo De Lorenzi che ha dato un bellissimo e spiritoso quadro dell'atmosfera culturale teatrale e collezionistica di Venezia nella fase della sua luminosa decadenza, anche la decadenza sui pregi. Non dei teatri, perché c'è, all'inizio degli anni 90, poi a Venezia c'è anche c'è una discussione per la discussione della Fenice. Bene, siamo giunti al termine della giornata con un lieve anticipo di 4 minuti sulla tabella di marcia, si verifica assai di raro. Grazie agli oratori per i fiumi di sapienza che hanno elargito e per averci consentito una così ricca imbandigione di temi e di problemi ad un soggetto, la ritrattistica musicale, che non finisce qui, che evidentemente ci dovrà tenere o dovrà tenere occupati altri intensamente nel prossimo futuro e nel medio futuro. Io non apro una discussione, posso immaginare che ci siano fior di domande, di richieste, di curiosità che attenderebbero di venire sentite, ma il pomeriggio è stato intenso, la mattinata pure, ci prendiamo un quarto d'ora di respiro e alle 6:15 c'è la presentazione ufficiale del catalogo dei ritratti del Museo della Musica. Ho visto che sono arrivati in sala il dottor Giorgio Forni, presidente dell'Associazione Insegnatori Musicale, che è il principale colpevole di questa iniziativa, e l'editore Daniele Oschi, che non voglio dire che è la principale vittima dell'iniziativa, ma è il fautore di un risultato editoriale che tutti coloro che hanno avuto la fortuna di tenere in mano il volume in questa giornata hanno lodato. Quindi tra un quarto d'ora in questa sala, alla presenza dell'assessore Lepore, del presidente dell'istituzione Musei Roberto Grandi, del dottor Forni, presidente dell'associazione Saggiatore Musicale, modestamente di due dei sei autori, e dell'editore Olschi, festeggiamo la nascita di questo volume. Grazie a tutti per la pazienza, per l'attenzione stimolata da oratori forbitissimi e
ricchi per l'appunto di sapere, di conoscenza e di desiderio di propaganda, e ritorniamo qui tra pochi minuti.